Visto che negli ultimi tempi ho lasciato un po' stare la storia con la S maiuscola quante S, e per questo potrei anche scusarmi, vi ho impacchettato una lista di quelle belle con riferimenti a varie epoche e tutte le posizioni, ovviamente, sono frutto di quel paese a stelle e strisce che mi piace tanto. Perciò piegate le vostre bandiere e preparatevi al National Anthem, giovani patrioti con la stessa tempra del patriota di The Boys, perché Heisenberg è già pronto allo sgancio di questa top 10 battaglie più sanguinolente della storia americana. E mentre in sottofondo potete ascoltare dei brani originali dei tempi della guerra di secessione, cioè non è che li hanno registrati all'epoca, sono le stesse canzoni, che credo sia sempre uno dei conflitti più scenografici di sempre, nonché uno dei miei preferiti, per così dire, vi informo solo che ci occuperemo di imboscate, schermaglie, sbarchi e principalmente singole azioni, quindi non troverete mai, che ne so, alla numero 1 la guerra in Vietnam, piuttosto troverete qualcosa tipo alla numero 1 l'offensiva del Tet, e il riferimento al conflitto ve lo farò brevemente io. Se dunque avete caricato i vostri M1 Garand, allora diamo il via al combattimento di questa numero 10, lo sbarco in Normandia. Move fast and clear those murder holes. Want to be plenty of feet between men. Five men is a juicy opportunity. One man's a waste of ammo. Il D-Day, prima battaglia dell'operazione Overlord, ovvero la campagna militare statunitense che spedì le sue truppe in Europa come contingente alleato contro le potenze dell'asse, nel tentativo di liberare i territori occupati e di costringere sempre più i nazisti all'interno della Germania. Gli Stati Uniti sbarcarono assieme ad altri contingenti alleati sulle spiagge della Normandia, da allora soprannominate con i loro nomi in codice, quindi Omaha Beach, Utah Beach, eccetera, vincendo entrambe le battaglie, anche se con un numero di morti compreso tra i 4.500 e i 5.500 uomini, per lo più bunker, presto o presi o distrutti, di fatto conquistando due basi operative mica male da cui continuare l'avanzata via terra, mentre nel frattempo gli airburn della Easy Company si facevano paracadutare in notturna dietro le linee nemiche. Le strutture recuperate ovviamente costituirono un buon vantaggio, ma non poterono essere riutilizzate completamente fino a restauri ultimati nell'autunno dello stesso anno. Per ulteriori informazioni su questo episodio comunque vi basta guardare quel filmettino che ha salvato il soldato Ryan, che non è stato ricostruito benissimo, no. Alla numero 9, la battaglia del perimetro di Busan. By August 1950, the US 8th Army had its back against a wall. It had been pushed to within 65 miles of Pusan and Korea's southern shore. The last real natural barrier before Pusan was the Nakdong River. A strong stand there would be crucial. La guerra di Corea è tra i conflitti americani più sotterranei e forse dimenticati. Quel che oggi ricordiamo di scuro è che il governo di Pyongyang è composto da pazzi comunisti invasati, mentre il sud della penisola è democratico. Però bisognerebbe ricordare l'intervento americano che negli anni 50, di fatto, contribuì a questa bella divisione così rigida, partecipando a una guerra che fu molto pesante. La battaglia del perimetro di Busan, durata circa un mese e mezzo, causò più di 4.000 vittime tra i ranghi USA, che combattevano comunque a fianco di inglesi e di un contingente ONU, 12.000 e passa feriti e mutilati, senza contare i dispersi e i prigionieri di guerra. Il contingente passò sostanzialmente da una situazione di tranquillità piatta a un logorante mese e mezzo di combattimenti, e molti ebbero infatti anche crolli nervosi. L'obiettivo era ovviamente la protezione e la difesa, dall'arrivo delle armate del nord comandate da Kim Il-sung, della città di Busan, la più grande città della costa meridionale della Corea, il cui porto era una posizione fondamentale per la logistica degli alleati e che quindi bisognava salvaguardare. E sebbene i nordcoreani riuscirono a guadagnare miglia importanti, arrivando sostanzialmente più a sud di quanto potessero sperare, le forze alleate riuscirono a fermarne l'avanzata e successivamente a rispedirli a Pyongyang. Alla numero 8, la battaglia di Saint Mihiel. Saint Mihiel was a natural fortress and the Germans had spent years building five defense lines with enormous belts of barbed wire, machine gun nests and concrete dugouts. It was a really important spot as well. Gli sforzi congiunti degli americani, francesi e britannici per conquistare questa fortezza tedesca, che sembrava impenetrabile, furono, come potete immaginare, un vero massacro, l'ennesimo, a prescindere da come sia andata a finire poi. Prima vera battaglia del contingente americano nell'Europa della Grande Guerra, gli sforzi del generale Pershing per sfondare la linea Hindenburg e penetrare poi in Germania furono ripagati, ma al costo finale di circa 4.500 morti tra i suoi uomini, la cui tempra e abilità militare, c'è da dirlo, impressionarono in positivo gli alleati francesi e inglesi, visto che per giorni si combatté senza sosta su un terreno fangoso e dissestato, fisicamente devastante, sebbene con un considerevole sovrannumero. La prima guerra mondiale, lo sappiamo, fu un conflitto diverso da ogni conflitto precedente, anche per situazioni logoranti e prolungate come questa.
Alla numero 7, la battaglia di Anzio. Mid-January 1944. The build-up for a landing at Anzio was underway. This would be an amphibious end run, which would put a force on the beach to the enemy's rear, and much too close to Rome for his comfort. È vero, gli storici ci si riferiscono come a una singola operazione, anche minore se guardiamo al cospicuo corpus di azioni militari, all'interno della campagna d'Italia della Seconda Guerra Mondiale, ma siccome per gli amici a stelle e strisce fu una vera strage, l'operazione Shingle fu la mossa che diede il là alle operazioni, un assalto anfibio che seppe sfruttare alla grande l'effetto sorpresa e portò gli americani dall'alto comando tedesco in breve tempo, trovandolo completamente impreparato. Il resto della città, però, cadde solo dopo 5 mesi di combattimenti, che costarono la vita a circa 5.000 soldati. Solo a fine gennaio le vittime erano già 3.000. Ciò che spaventa di più, e infatti ogni tanto qualche storia di resti umani che spuntano fuori la si sente ancora, è il numero di feriti e dispersi, che per alcuni esperti, solo in questo specifico frangente, arriva a circa 36.000 persone tra mutilati o uomini mai più ritrovati. Alla numero 6, la battaglia di Iwo Jima. Inside the mountain is a maze of tunnels and monster pillboxes, with walls up to 4 feet thick. The Japanese can pummel the entire beach with lead. Ci spostiamo nel Pacifico, ma il periodo è all'incirca lo stesso, perché se si parla di Iwo Jima, si parla di una specie di pietra miliare all'interno della storia bellica americana. Un contingente composto da Marines e Marina americana, che vi ricordo velocemente non essere la stessa cosa, anche se i nomi potrebbero farvelo pensare, fu inviato a conquistare una delle tante isole dell'arcipelago giapponese, questa particolarmente strategica, che ovviamente era già stata infarcita di trincee, trappole, tunnel, mine e ogni altro tipo di difesa dalle forze dell'impero giapponese. L'isola costituiva in particolare un centro della difesa aerea, da cui il Giappone poteva controbombardare gli aerei B-29 americani che vi transitavano sopra diretti sulla terraferma. L'attacco aereo, quando partì, costituì un successo, ma le truppe di terra ebbero maggiori problemi, visto che, come è ben noto, le tattiche di guerriglia dell'esercito giapponese, nascosto da trincee e frasche nella giungla, erano molto efficaci. Alla fine, quando la bandiera statunitense venne issata sulla collina in una foto che ha fatto la storia, Marine e Navy contavano 7.000 morti sul campo, tra cui anche il soldato Ralph Ignatowski, Iggy per tutti i commilitoni, che è proprio uno di quelli che appare nella foto, scattata in realtà prima della fine delle ostilità e che venne catturato, torturato e ucciso dai giapponesi, come tantissimi altri, in realtà. Alla numero 5, la battaglia della Costa Azzurra, che fa sempre parte delle operazioni per la presa dei territori francesi occupati dai nazisti nella Seconda Guerra Mondiale e che fu l'antipasto dell'Operazione Dragoon, ovvero un ulteriore pezzo dello sbarco in Normandia, in questo caso con obiettivo le coste francesi meridionali, del giugno del 44, ma che per vari motivi logistici venne posticipata all'agosto dello stesso anno. Gli americani, aiutati da alleati e con il coordinamento logistico della resistenza francese che passava informazioni di prima mano, riuscirono nella missione fondamentale di prendere e mettere in sicurezza alcuni porti della Francia meridionale. Dopo l'affondamento di una fregata italiana e la presa dell'isola di Port-Cros e della vicina Île du Levant, ottenuto anche grazie all'aiuto della famosa e canadesissima Brigata Diavolo, l'operazione poté definirsi conclusa con un successo costato comunque circa 7.000 morti. Altri 10.000 morti vennero poi registrati negli sbarchi sulla terraferma avvenuti di conseguenza alla presa delle isole. Alla numero 4, la battaglia di Luzon. This was the invasion of Luzon, as Lingayen Gulf resounded to the bark of naval guns laying down a preliminary bombardment. Una delle ultime fasi di guerra del secondo conflitto fu per gli americani, come abbiamo visto prima, la conquista del fronte orientale nel Pacifico, e nel Pacifico c'erano anche le Filippine, in quel periodo stato fantoccio del governo giapponese, ma che da qualche tempo stavano vivendo continue defezioni e un sempre maggior numero di rivoltosi, comunque esigui rispetto al contingente inviato sulle isole da Tokyo, almeno fino all'arrivo degli americani. La battaglia decisiva che liberò l'isola di Luzon e quindi il paese fu un successo pagato caro, 8.000 uomini, ma nulla al confronto dei giapponesi che patirono invece un prezzo altissimo, 217.000 uomini morti per malattie e mancanze di provviste. Nello stesso momento gli abitanti di Manila venivano massacrati dalle truppe giapponesi nella battaglia di Manila, vinta anch'essa dagli alleati dopo un mese di scontri che in breve rasero completamente al suolo la capitale. Alla numero 3, la battaglia di Okinawa. Directly overhead, squadrons of dive bombers, our dive bombers, fly towards the island.
Altro scontro abbastanza tardo nell'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, nome in codice Operazione Iceberg, il solito mix di Marine e Navy americani, nella loro più grande operazione anfibia sul fronte del Pacifico, riuscì a conquistare l'isola di Okinawa e anche qui i morti furono migliaia. Chi tra voi ha visto la serie HBO The Pacific sa a cosa mi riferisco. Nella conquista dell'isola, anche qui completamente trincerata e dotata di tunnel e grotte nascoste per far muovere i soldati dell'impero al sicuro, la cui linea difensiva era controllata dalla fortezza di Shuri, i combattimenti furono violentissimi per tutti. 150.000 abitanti di Okinawa persero la vita, mentre gli americani rispondevano con colpi di artiglieria ai kamikaze giapponesi. Alla fine della battaglia, per gli Stati Uniti 12.000 erano i caduti in combattimento e circa altri 8.000 sono i dispersi o i feriti. Dei circa 110.000 soldati di Hirohito, invece, se ne salvarono poche migliaia. Alla numero 2, l'offensiva delle Ardenne. I can only report what I've learned. The German soldier facing us is still an undefeated enemy. He can still fight. His leaders know that. As long as he can fight, they'll attack. Il fronte occidentale del 1945 era un pochino turbolento, diciamo così. E quell'inverno i tedeschi provarono a spingere ogni loro forza verso gli americani e i loro alleati, con l'obiettivo, tipico, di circondare o dividere il contingente alleato per poi sorprendere o catturarne i blocchi tra Belgio e Lussemburgo. La situazione era drammatica. Un freddo disumano che forse solo a Stalingrado, vestiti inadeguati, scarpe senza suola di gomma, niente cappotti, niente guanti, nemmeno una sciarpina, non scherzo, e quindi all'inizio i tedeschi riuscirono nel loro intento, salvo poi, dopo dei combattimenti che per capirne la violenza davvero guardatevi Band of Brothers, sempre della HBO, dover ripiegare dietro la loro linea difensiva per evitare di morire di fame, lasciando quindi spazio all'avanzata alleata. Con 19.000 morti e un totale di 89.000 tra vittime, ferite e dispersi, quella delle Ardenne, che in America è conosciuta come Battle of the Bulge, è la peggior strage di soldati americana avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale e una delle peggiori nella sua intera storia militare. Ma per sapere cosa ci aspetta adesso e scongiurare un qualche colpo di mortaio che non si sa mai potrebbe ancora star vagando nell'aria della battaglia di Iwo Jima, no, francamente ne dubito, comunque voi cliccate la campanellina degli avvisi e arriviamo alla ovvia, ma mica tanto, numero 1, la battaglia di Gettysburg. Durò 3 giorni che bastavano agli Stati Uniti per capire ad maiora il loro talento militare, ma che forse anche che gli conveniva concentrare gli sforzi bellici fuori dal paese per evitare di massacrarsi tra loro. Ironia spiccia a parte, la battaglia di Gettysburg è uno degli eventi più studiati negli States, emblema della guerra civile americana, perché vi presero parte la maggior parte dei protagonisti del conflitto, come il generale confederato Robert Edward Lee o il suo battaglione del West Virginia, o l'esercito unionista del Potomac e del generale Meade. E perché, in così poco tempo, si ottenne in realtà, oltre che un vero bagno di sangue, una decisiva vittoria tattica per le forze unioniste. In particolare, c'è da dire che la ritirata di generale Lee fu fatale per il suo esercito e in quell'occasione subì la maggior parte delle vittime. Oggi Gettysburg è uno dei siti storici più visitati del paese, su quei prati hanno perso la vita e ancora riposano circa 40.000 soldati di entrambi gli schieramenti, ma tutti considerati americani, perché come insegnava Totò, Sim Serie apparteniva a Mort, e in quel caso non visse davvero nessuno, a parte l'oscura signora. Mamma mia che poeta, no sono solo un coglione, ma voi che ne dite? La storia è un gran bel massacro e se volete che si continuino a toccare questi lidi, allora lasciate un commento, un like, qualche insulto sempre ben accetto, però stavolta fatemeli in slang americano che sarebbe in tema. E noi ci riaggiorniamo su questo frangente magari tra qualche anno, per il resto nei prossimi giorni.